questo è un What I Eat in a Day, ossia cosa mangio in un giorno, e siamo arrivati al numero 12. Se vi siete persi gli altri vi lascio qui, cliccando sulla i, mi raccomando, troverete tutti gli altri video. Allora, iniziamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di preparare un succo alla frutta e alle verdure. Come si fa? Bisogna avere un estrattore, se non l'avete va benissimo un qualsiasi frullatore, ovviamente l'estrattore è migliore perché rilascia solo il succo. E utilizzerò per questo succo una mela verde, degli spinaci, del sedano e un cetriolo. Questo è un succo diuretico e depurativo, quindi va bevuto la mattina, possibilmente a stomaco vuoto. Io vi consiglio di provarlo. Ovviamente ci aggiungo anche un pochettino di limone. Ho fatto tantissime ricette di succhi con questo estratto, vi lascio sempre il video cliccando sulla i in alto a destra. Dopo una mezz'oretta faccio colazione, quindi mi preparo il mio porridge con l'avena, facilissimo da fare perché lo faccio al microonde, quindi è veloce. Ho 3 cucchiai di fiocchi di avena, un po' d'acqua, lo metto in microonde 4 minuti alla massima potenza e il vostro porridge è pronto. Ci metto un po' di frutta a piacere, io ho le fragole e un po' di mela che è avanzata dal succo. Dopodiché passiamo al pranzo. Quest'oggi ho deciso di preparare queste crepe con delle zucchine e prosciutto e sono facili da preparare. Allora, prima di tutto tagliate le zucchine, dopodiché ci mettete un po' di sale in modo tale che rilasceranno tutta l'acqua e nel frattempo che le zucchine rilasciano l'acqua preparate le crepe. Le faccio con un uovo, 5 cucchiai di farina e circa 150 ml/200 di latte. Andate un pochettino ad occhio, il composto deve essere liquido. Scaldate la vostra padella, io ci metto un pochettino di burro, potete anche mettere un po' di olio di cocco se lo avete. Preparate le vostre crepe. Non vi preoccupate se non sono completamente cotte, perché comunque andranno poi in forno, quindi anzi se sono anche meno cotte è meglio, altrimenti poi si indurisce troppo questa nostra lasagna, chiamiamola così. Fatele raffreddare, poi prendete una teglia, ricoprite un po' di burro per non fare attaccare le crepe e iniziate a farcire, quindi mettete uno strato di crepe, le vostre zucchine che avranno rilasciato l'acqua, prosciutto, mozzarella se volete, e continuate così per 2 o 3 strati a vostro piacere. Alla fine io ci aggiungo anche un po' di brodo per non farle seccare troppo, ovviamente è opzionale la cosa, però io vi consiglio di farlo. E infine una spolveratina di parmigiano. Mettetele in forno, 180 gradi per circa mezz'ora o anche più, fin quando comunque si sarà creata la crosta al di sopra. E sono pronte le nostre lasagne alle crepe. Sono leggere, vi devo dire la verità, ma anche molto gustose. Snack, ho deciso di preparare queste tortine con la pasta sfoglia. Vi serviranno delle mele e delle fragole o comunque una frutta a piacere e della pasta sfoglia. Tagliate la pasta sfoglia a quadri e mettete questi quadretti di pasta sfoglia sopra una teglia da forno. Dopodiché iniziate a tagliare la frutta, in questo caso la mela. La taglio a fettine abbastanza sottili. Poi bucherellate la pasta sfoglia e spennellatela un pochettino o con del latte o con dell'uovo se volete, io preferisco il latte, così per dorarle un pochettino. Al di sopra poi ci andate a mettere la frutta, in questo caso la mela tagliata a fettine sottili o la fragola oppure frutti di bosco o quello che volete, insomma. Infornate. E ovviamente quando si saranno dorate saranno pronte. Metteteci un po' di zucchero a velo o un po' di miele e vedrete che è uno snack golosissimo. Quindi è una merenda non solo golosa ma energetica. Per
cena ovviamente andiamo veloci perché sono stanca e quindi ho deciso di fare una pizza ovviamente surgelata. Ci metto sopra solamente un po' di mozzarella fresca e magari qualche condimento tipo salame piccante, prosciutto, quello che più mi piace al momento. In forno, questa è della Buitoni ed è veramente molto buona, la Bella Napoli. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciatemi anche un commentino qui sotto, mi raccomando non ve ne dimenticate. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!